Ciao, sono tornata dopo una lunga pausa di riflessione, e però ahimè non con la programmazione che avevo già iniziato sull'Enneagramma, ma oggi ci tengo a condividere con voi il passaggio di un libro che mi ha particolarmente colpito, che ho avuto l'opportunità di leggere in questo periodo, che si chiama Petrolio di Pasolini. È abbastanza lunghetto come libro, poi dopo che avrò condiviso il passaggio vi dirò qualcosa di più rispetto a quello che penso. E allora, il passaggio si chiama Il gioco, è la punto 84 e dice queste cose. Allora, al mondo ci sono persone che non hanno mai creduto in niente fin dalla nascita. Ciò non toglie che siano comunque operosi, producano qualcosa, agiscano. D'altra parte, però, ci sono alcuni che hanno il vizio di credere. Credono in qualcosa, cioè i doveri si concretizzano davanti ai loro occhi in ideali da perseguire. Se un bel giorno queste persone non credono più in niente, si palesa davanti a loro il nulla e questo nulla rappresenta una novità, qualcosa che per quelli che non hanno mai creduto in niente è sempre stato naturale e questa novità non comporta solo che comunque loro continuino ad essere operosi, a produrre qualcosa, ma comporta anche la sensazione esilarante che tutto, che tutta la realtà sia un gioco. E questo nulla a cui fa riferimento Pasolini non è il nulla filosofico, il nulla cosmico, che comunque comporterebbe, essendo coerente con la loro fede, con le loro credenze, comporterebbe un allontanamento dal mondo, un'ascesi. Mentre il nulla di cui parla Pasolini è un nulla sociale, quindi non si tratta di allontanarsi dal mondo o di un'ascesi, ma anzi, si tratta di una partecipazione alla vita sociale ancora più fitta, tanto più è la malafede, perché appunto vi è una mancanza di alternative. Ed è vista questa partecipazione alla vita sociale come una parodia, quindi identificare il mondo sociale con il nulla ed essere rianimati, riattivati, rivitalizzati da questo. E chi vive questa esperienza del mondo è accompagnato anche, da uno stato d'animo che è quello dell'irrisione. Perché? Perché la realtà, quando viene, irrisa, viene anche integrata, accettata. Cioè, e in questo passaggio fa riferimento al contesto storico in cui si trovava di quando ha scritto queste pagine, perché purtroppo il romanzo è arrivato a noi anni e anni dopo, e invece sarebbe bello avere l'occasione di leggere un libro nel momento in cui è stato scritto, però ahimè, io non ero ancora nata comunque. Dice, la realtà di quegli anni lì appunto non era separata tra la società borghese che seguiva l'evolversi del capitalismo da una parte e dall'altra chi si opponeva a questo capitalismo attraverso la lotta di classe. Non era separata tra queste due fazioni, no? Non era manichea, ma quando viene irrisa viene integrata, quindi queste parti si integrano e vengono accettate. E cade però anche con l'irrisione l'idea precostituita del futuro, quindi il mondo perde il suo fascino quando si entra appunto in questo stato del consapevolezza del tutto è un gioco e dell'irrisione, no? E ci tenevo a leggere queste righe perché secondo me rendono di più come le ha scritte lui rispetto, insomma, alle mie parole. L'idea della speranza nel futuro diventa un'idea irresistibilmente comica. La lucidità che ne consegue spoglia il mondo di fascino, ma il ritorno adesso è una forma di nuova nascita. L'occhio luccica di ironia nel guardare le cose, gli uomini, i vecchi imbecilli al potere, i giovani che credono di incominciare chissà che. La terribile ferita che essi hanno data si è guarita e rimarginata. Ora essi hanno tra loro un nuovo collaboratore ed amico che si interessa a fondo, con strana lucidità, dei loro problemi,
e li aiuta, senza tante storie, a risolverli. Non sanno che nel suo sguardo divertito essi svaniscono come sbandati fantasmi. A me ha colpito molto questo passaggio. Allora, non so se sia il caso di dire che io consiglierei questo libro, perché è un po' pesante, sia per la lunghezza, che comunque è un fattore che può far allontanare molte persone, perché si parla più o meno di 600 pagine, sia per il contenuto, perché ovviamente ha una struttura, cioè lui è il primo che ha affermato, che ha sostenuto, insomma, di voler scrivere una forma più che un contenuto, un romanzo sperimentale, quindi non c'è un inizio e una fine, no? E quindi è una struttura, molto particolare da leggere. E anche il contenuto, proprio per ciò che leggerete, nel caso, è molto complesso da digerire. Però, se una persona, è interessata proprio al personaggio di Pasolini, oppure ha visto qualche film ed è incuriosita da saperne di più rispetto a lui, e soprattutto lo legge senza giudizio ed entra in una sorta di epochè, allora in quel caso lo consiglierei. A me personalmente, diciamo che sono entrata in una sorta di, cioè, ho avuto molti momenti dove devo dire che, cioè, mi veniva in mente proprio di fermarmi, perché per me è stato un po' difficile. Però a un certo punto sono entrata in connessione con quello che viveva, ed è stato ancora più pesante in quel momento, perché, sì, perché insomma non penso che vivesse in un paradiso, ecco. E allora lì sì ho capito che volevo finirlo, che volevo vedere dove arrivava, e purtroppo ovviamente è stato interrotto, perché poi è stato ucciso Pasolini. Peccato di questa cosa, però lui sosteneva che voleva scrivere 2000 pagine, e io penso che anche avere la possibilità di leggere queste 600, insomma, sia una fortuna. E niente, ragazzi, vi saluto, vi auguro un buon weekend. Ripartirà la programmazione, insomma, che avevo iniziato rispetto all'Enneagramma, e vi mando un bacione. Ciao!